messo bene. Madonna, la luce è messa perfetta. Siamo tornate! Oddio! Ci siete mancati tutti, non è vero? Cioè, nel senso, sì, ci mancate sempre, comunque. YouTube. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi abbiamo deciso di fare una challenge stupenda, nuova, inventata da noi, ed è chi beve più acqua in massimo un secondo. Pronto. Un secondo. E sapete qual è la cosa più bella? Che è inventata da noi, alla fine devi fargli caricare il ritmo di fare. Oh. Ma la cosa più bella è che mentre la stiamo ingoiando, sennò che dobbiamo andare velocissime e dobbiamo vedere a chi va prima a finire l'acqua nei polmoni. Dobbiamo vedere a chi si gonfia prima la gola e a chi diventa più grande più tutta l'acqua. Siamo così. Dobbiamo vedere a chi arriva prima il gozzone. Cioè, pronta? Voi siete pronte? Eh? È pericolosa, noi la faremo lo stesso. Non ce ne frega niente, noi ci piace rischiare. A piace via... rischiare? Mi piace rischiare. Allora, si va. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E scherziamo! Ma una grande presa per il culo, ragazzi, non è vero! Vi pare che facciamo questa challenge? Ma che? Noi oggi qua ci abbiamo... Fa un po' a vedere. Abbiamo il sushi! Il grandissimo sushi! Questo è un mukbang in realtà. È un mukbang, il famoso mukbang che doveva uscire tanto tempo fa, perché noi ci siamo disperati, se avete visto le storie su Instagram, perché sì, non c'era più il video sul computer. Lo stiamo rifacendo ora. Perché sì, vabbè. Voi vedrete questo video, insomma. E però è stato meglio in realtà, perché ora almeno l'abbiamo fatto proprio con il sushi, come perché parleremo di varie cose. Voglio parlare delle mie esperienze con la, paralisi del sonno paranormali, e poi la nostra avventura con YouTube. Però si passerà anche un po' a raccontarvi del nostro canale, come è nato tutto. Schiacchiamo e apre. Quindi con il sushi finalmente. Quindi praticamente vedrete già da o inficcare con le mani o direttamente, o mangiare con le mani direttamente, o inficcare la bacchetta nel sushi. Io sono emozionatissima, ragazzi, voi dovete sapere che noi amiamo il sushi in un modo che non avete idea. No, amore, allora, non è il sushi proprio, il sushi del negozio. Questo è l'amore incondizionato, okay. Raga, dovete sapere di cosa che io amo di più del sushi. Ah, la salsa per la salata di soia sarebbe la salsa. Sì, questa. Oh mio Dio, ci sta il salmone qua. No wasabi, grazie. No, il wasabi una volta l'ho e c'è lo zenzero. Una... lo zenzero non so com'è, non l'ho mangiato. Oh mio Dio, del wasabi una volta ho provato un pezzettino e stavo morendo. Già da mangiare tutta quella scatola di questa. Eh sì, perché lei è a dieta. Perché il sushi fa male. Eh certo, come no. Iniziamo a mangiare, io non parlerò più se iniziamo a mangiare. Non faccio che video qua. Allora, spiega. Parliamo di come è nato l'idea del canale YouTube. Per farci conoscere un po' meglio, perché? Facciamo così. No, la fine del mondo, raga. No. Oh no. Quanto cazzo è buono, mio Dio. Con la salsa. Oh no. Vedi, sono già un po' magliara. Sì, questo video. Com'è? Voi? Ci vedete sempre nei video, però in realtà non ci siamo mai fatte conoscere, diciamo, davvero. Non sapete com'è nata l'idea e tutto, quindi boh, ve lo spieghiamo un po'. Praticamente, voi dovete sapere che prima di aprire il canale, io e Noemi ovviamente seguiamo altri youtuber. Sì. Ci sta un gruppo paranormale che noi seguiamo tanto. Parlo di cambio. Che io ho iniziato, lei lo seguiva da prima di me, io ho iniziato a seguirlo dopo. Io quando ho detto guarda è bello, allora lei era da tipo mesi che mi diceva oddio guarda ci sta questo gruppo di no, vedilo perché sono bellissimi, però sinceramente non mi attirava, non lo so, poi cioè, mi intrattengono un botto. In realtà io ho iniziato a vedere video su YouTube da poco, cioè nel senso io proprio in genere non seguivo nessuno youtuber, però lei insisteva su questo gruppo dei pit, allora ho iniziato a vederli così. Ho detto vabbè, all'inizio dicevo è vero, io dicevo no, ma a me non mi frega niente, mi voglio vedere, cioè non mi interessano, così ho provato a vedere qualche video ma molto così. Poi alla fine ho detto vabbè, lo vedo. In realtà dopo un po' che ho iniziato a vedere mi sono appassionata al loro canale, ho continuato a vederli proprio a palla, tipo un video dopo l'altro. Basta. Diciamo tutto. Vabbè, vai, continua. Oh mio Dio. Vabbè, praticamente quindi ho iniziato a vedere i loro video, ok? Da là sono iniziato a seguire un po' di più youtuber.
E vabbè, più che altro che Pit, non so, perché mi piacciono queste cose paranormali, cioè mi piacciono tutto, nel senso ci facciamo i video. Noi seguiamo anche un canale che si chiama Horror Maniaci e praticamente ci sono tutte storie dell'orrore, anche accadute veramente. Noi vediamo le storie degli iscritti di cui seguiamo. Ed è bellissimo perché poi ti sei smontata l'altra. Ho visto questi video. Un giorno così parlando, dovete sapere che io e Noemi avevamo un canale YouTube da piccole. Ok. Con un'altra persona. Con un'altra persona. E ridendo, scherzando. Già avevamo pure gli iscritti. No, cioè, ero ragazzi, tipo 230 così, ma eravamo piccole, ragazzi, facevamo cazzate, cioè ne diciamo. Avevo 14 anni. Io ce n'avevo 12. Vabbè, praticamente allora, ogni tanto noi parlavamo nel canale che avevamo piccolo, ma proprio a casa per il culo con noi ci prendevamo per il culo da sole, no? Però tipo vedendo i video di Pit ho iniziato ancora di più ad appassionarmi al fatto. Cioè io tipo vedere i video e dicevo oddio anche io vorrei fare quello che fanno sì, loro. Cioè mi piacerebbe un sacco. E poi l'abbiamo cominciato a vedere con nostro padre, il papi. Infatti anche lui si è appassionato, esatto, e ha voluto fare i video. Quindi ogni volta che li vedevamo ci mettevamo tipo così in sala, ci cenavamo a vedere loro. Ovviamente sappiamo che è intrattenimento, cioè alcune cose non sono reali, infatti. Però erano proprio belle perché sapevamo che erano fatte apposta. Quindi stavamo ti pensavo a vedere i loro video, io tipo ogni volta però non so, dicevo però quanto mi piacerebbe anche a me fare dei video del genere, comunque fare dei video in generale così con la videocamera. Poi vedo l'attrezzatura, raga, proprio l'attrezzatura, la videocamera, così mi appassionavo un sacco. Cioè proprio mi piaceva riprendere, tenere la videocamera. Andiamo in mano. Giuccia. Oh no. Dentro c'è l'avocado, la Philadelphia e il salmone. Buonissimo, raga. Senti che sa. Di erba. Non solo c'è l'erba. Infatti. Assaggiamo già un po' che sono curiosa di c'è le palline intorno. E quindi, ridendo e scherzando, perché all'inizio mi sa perché noi mi ridevamo su questa cosa. Abbiamo veramente un giorno, non so, così a cavolo, tipo abbiamo fatto, oddio, ma perché? Come c'è uscito? Non lo ricordo, lo sai. Perché dopo un po' di tempo vediamo il loro video. Tipo sì, noi, ma non mi ricordo la prima volta che abbiamo detto. In realtà all'inizio era una presa per culo, perché dicevamo ogni tanto vediamo video dei Pit, poi ogni tanto ritiravamo fuori il fatto del canale che una piccola. Quindi tipo ridendo scherzo una volta io andavo così, facevo tipo ogni tanto mo apriamo il canale YouTube, ma proprio ridendo, raga. Cioè io lo sapevo, non, cioè mi sarebbe piaciuto, però è una cosa che tipo dicevo oddio è impossibile, non cioè per noi è impossibile aprire, non lo so perché è difficile. Lo vedevo molto lontano e quindi tipo dicevo vabbè, cioè. E ridendo tipo dicevo apriamo il canale YouTube e facciamo tipo il video vlog in acqua. Perché dovete sapere che noi da piccoli avevamo fatto un video stupido che facevamo tipo vlog in acqua al lago. Durato tipo 2 minuti, avevo una cazzata. E quindi scherzando prendevo per il culo noi stessi su questo video fatto tipo non si sa quanti anni fa quando eravamo piccole sul canale appunto. E quindi dicevo tipo apriamo il canale YouTube e facciamo vlog in acqua tutto ridendo e scherzando così dicevo. Finché per una volta abbiamo detto, non lo so, ci siamo precisi, tipo abbiamo detto ma perché non apriamo davvero il canale YouTube, seriamente, dopo un po'. Cioè alla fine questa idea all'inizio ci ridevamo, dopo un po' però che l'abbiamo detta ridendo, abbiamo iniziato a pensarci davvero. E quindi abbiamo detto perché non apriamo il canale YouTube? E quindi praticamente niente, noi mi, tipo che era novembre, così dell'anno scorso, cioè novembre appena passato insomma, ha detto che ora creo la pagina, ha creato la pagina YouTube con tutto questo. Che schifo! Quindi ha deciso di creare questa pagina, l'ha creata e c'è stato un po' un problema all'inizio in realtà, perché in realtà noi abbiamo creato la pagina, cioè abbiamo aperto il canale a novembre senza video niente. Poi tipo abbiamo girato il primo video che era sempre tipo novembre, qualche poco dopo che avevamo aperto questo canale. Sì. Però raga col telefono non avevamo ancora la videocamera, ovviamente il video durava troppo. E il telefono aveva abbastanza memoria, si è tipo impallato tutto, non siamo riusciti a trasferire il video sul computer e niente. Quindi abbiamo dovuto eliminare il video e abbiamo detto ok vabbè non ci rinunciamo, cioè il canale non si può fare. Sì. Finché finalmente è coinciso tutto perfettamente, non si sa come. Perché poi ho iniziato a lavorare e con i soldi che ho preso, una parte perché ne ho spesi tutti, ho detto compriamo la videocamera perché ci serve la videocamera. Anche perché volevo una cosa professionale per fare video in realtà. Questa videocamera qua che stiamo usando, però di marca della Sony, perché volevo comunque una di marca. Però ha un prezzo fattibile. Quindi, per cui non so come cercando, ci è venuto in mente di andare su questo sito. Dove la vendevano scontata con tutto a lei, meno male. Abbiamo deciso di comprarla. Mai usata, raga. La vendeva una signora in questo sito. Ha molto meno di quanto la compresti normalmente in un negozio. Vale la Sony, quindi marca. La nostra videocamera che usiamo è una Sony, però non ha l'obiettivo. È quella là. No, esatto. Spiega tu perché io. Yes. È l'Handicam. Handicam si chiama. Handicam. Oh, se c'è così.
Però questa qua la vendeva praticamente perché la voleva proprio dar via, perché non l'aveva mai usata e tu ce l'ho. No, ma lei detto, io non sono esperta, cioè non. Sì, sì, proprio non gli interessava. E quindi abbiamo detto, cavolo, possiamo avere. Di solito tu le trovi usate, no? Trovi comunque persone che te le vendono a poco, ma perché sono usate. Questa la vendeva a poco, ma mai usata, mai aperta. Infatti, ragazzi, ce l'ha portata nel pacchetto proprio mai aperta. Aperta, ma pacchettata proprio così. Quindi è nuova. È che noi in realtà eravamo in licenza la marca Solicano. Però in realtà il fatto è che quello vedeva la Canon ma usata, invece questa non era mai stata usata, quindi anche se quella Canon aveva l'obiettivo, era bellissima pure quella, però abbiamo detto sì, ok, c'ha l'obiettivo tutto, però comunque è usata, quindi ci durerebbe meno tempo magari rispetto a una che sì, magari non ha l'obiettivo sempre di marca, perché è sempre della Sony, che comunque non è mai stata usata e ci dura sicuramente di più. Quindi mettendo in confronto le due cose, anche se quella l'obiettivo, abbiamo preferito andare sul sicuro su una mai usata. E poi il bello è che raga abbiamo avuto quello perché erano tutte usate, altre tutte usate comunque da anni, te le vendevano tutte usate, questa è l'unica mai usata e quindi abbiamo preso questa. E niente, così abbiamo registrato il primo video che potete andare a vedere. Yes, proprio il primissimo in cui ci presentiamo, in cui sì, era tipo un video tag 50 domande così apposta per presentarci, farci un po' conoscere. Quindi l'idea è nata così, abbiamo fatto questo canale che sinceramente ora non saprei vivere senza. Noi tipo ci ridevamo e scherzavamo per cui, ma invece no, perché poi avendolo fatto la vero, ma perché a me sembrava impossibile. Sì, perché la vediamo una cosa tipo gli altri lo possono fare, noi no, perché è impossibile, non arriveremo mai, cioè non avremo mai iscritti, rimarremo a zero. Per questo è il disagio della vita. E poi comunque il canale era comunque nato con l'idea di fare video mischiati, come vedete infatti facciamo video mischiati, poi sono aggiunta anche ad esempio le parodie, cioè ad esempio quando abbiamo aperto il canale non avevamo in mente di fare parodie, no? Ma abbiamo visto che funzionano. Invece quindi peggio ci avete fare la parodia su Pit Gianmarco. Sì, adesso sì. Cioè bravo sugli scherbacci. Praticamente c'è molto in mente di raccontare in questo mukbang anche delle esperienze che ho avuto con la parodia del sonno. Perché ne ho avute ben tre. Ti ricordi la prima volta che ci ha detto che ce l'ho avuta? La prima volta non pensavo fosse una paralisi del sonno perché pensavo fossero un po' diverse. Poi però erano tutte uguali, cioè accadevano nello stesso modo esattamente. La prima volta eravamo proprio in stavo dormendo qua, vabbè insieme a Giada. È strano perché quando poi gliel'ho raccontato si è cagata sotto. Infatti non me lo dovevi dire. Perché in quell'angolo proprio era buio, come in quest'altro angolo, e io tipo, mentre ero sveglia, ero girata verso destra. Poi io mi sono addormentata, ma non lo sapevo. Solo dopo ho capito che era tutto nella mia mente. Era veramente come se stesse accadendo nella realtà, io non mi ero accorta di essermi addormentata. Quindi potete capire il terrore, perché vedo una figura, sapete poi la figura con come il cappello? Cazzo fa? Ti prego. La figura, l'uomo con il cappello nero, che è un'ombra, ho fatto delle ricerche, esiste, però non so come, cioè se tipo anche altre persone lo hanno visto. Come se, non riesco a parlare oggi, vabbè. Vabbè, vedo questa figura che viene vicino a me, piano piano, nera, senza niente, né occhi, né, solo un'ombra, col cappello quello là, cappello... tipo quadrato, cioè, sì, vabbè, tondo, sì, avete capito. Vabbè, comunque quello là, sì. E si avvicina piano piano a me, io non riuscivo ad urlare, a fare niente, nulla, neanche a muovermi, solo avevo gli occhi, potevo muovere tipo così. Si avvicina accanto a me e si mette seduto a me. Poi piano piano diventa tipo un sogno e io so che sto in un sogno, però all'inizio non lo sapevo. E poi tipo mi sveglio, cioè tipo una sensazione che tu poi sai che sei in un sogno. Poi la seconda volta invece, salute, eravamo all'altra casa e avevamo i letti. Adesso abbiamo il letto a castello per avere più spazio, ma prima avevamo i letti tipo singoli, io attaccata al muro e Giada tipo di fronte a me. Io stavo sotto stavo nel letto sotto le coperte e raga lì non ho visto nessuno, ma c'era un senso di angoscia terribile, come se sai che c'è tipo qualcuno nella stanza, ma proprio terribile che non potete neanche spiegare da 1 a 100, proprio oltre. E tipo io sentivo che c'era qualcuno, però non c'era nessuno, ma era proprio terribile. Anche lì non riuscivo a muovermi così, poi mi sono ritrovata tipo in una cosa che sembrava un sogno e mi sono risvegliata. L'ultima, che invece ho avuto quando avevamo letto a castello, praticamente, vabbè, sempre che non riuscivo a muovere, a urlare, nulla, e io stavo tipo dritta e vedo tipo una figura nera, solo nera davanti a me, tipo di una persona,
però senza capelli, cioè solo tipo una, un omino, una forma. Accanto a me, questa è la mia faccia sdraiata e qua c'era l'ombra. Quindi vuol dire che se c'era stava anche accanto a te. E niente, mi fissava così, mi fissava. No, ragazzi, sto sotto di letto. Cioè, ci stava quest'ombra, praticamente stava vicino a me, per poi, cioè, con la testa che è da te, ma il corpo tutto vicino a me. Stava fermo e stava proprio qua accanto a me, io così che riuscivo a muovermi, lo guardavo solo con gli occhi. E sempre nera. Poi a un tratto scompare quella. Ti prego. E sale sul mio letto, ai miei piedi. C'era una creatura che stava tutta tipo accovacciata così. E tipo un certo. Ma mezza deformata. E a un certo punto, tipo. Aveva anche la bocca, apre la bocca così come per fare un urlo così, eh. E poi, tipo, cioè era terribile, rimaneva così. Poi alla fine ho avuto sempre quella cosa questo che era un sogno, sonno. E via. Sì, sì. Tutte paralisi del sonno, quella. Sì. Il però c'è stata un'altra sconvolgente, quella là del doppelganger. Praticamente, noi, come avete visto anche siamo andati video, in vacanza. Siamo andati in vacanza ad Anzio, no? Avete già visto due video che abbiamo girato, là, con la Villa Marcella e quell'altro del Libro Rosso. E quello che è successo è che praticamente a nostra nonna è arrivata una chiamata da nostro fratello più piccolo, e in cui praticamente proprio lui stesso dice la voce, era sua, era lui praticamente al telefono, praticamente gli diceva, cioè la chiamata gli ha detto ciao nonna, sono Marco, e tipo la sua nonna contenta ha fatto ah Marco sei te, come sta andando al mare? E addirittura lui gli avrebbe risposto, cioè, ha detto come sta andando al mare, tipo, dice, perché lui ha detto bene, poi ha detto, che stai poco bene così, perché ti sento un po' tappato, no, un po'. E lui ha detto, eh sì, perché ho preso freddo e mi sono raffreddato, cioè, raga. Ma nostro fratello non stava raffreddato. Male. E addirittura invece gli ha detto questa cosa, noi non ce ne siamo, e quindi io, tipo, andavo lì un po' scherzando tutto all'inizio, ma poi un po' qualche idea, e ho detto, tipo, oddio, questo è una cosa di doppelganger, perché... Cioè, lei ha detto che è proprio la voce di nostro fratello ed è lui, che era proprio sicura fosse lui. In più, lui, quello là ha detto, sì, sono Marco, mo, cioè, non so, ma nostra nonna che cavolo conosce di Marco. Cioè, che la voce era uguale. Un bambino, lei non conosce nessun bambino che si chiama Marco, e poi c'ha il suo numero che va a chiamare. E in più dice che tutto, alla fine di tutta la chiamata gli ha fatto, ok, allora ti passo Mauro, e lui ha detto, va bene, che sarebbe l'altro nostro fratello, e che stava da nostra nonna in quel momento. Gli ha passato Mauro, addirittura l'ha salutato, gli ha detto ciao, e poi ha preso attaccato, così. No, raga, io sconvolta. Cioè, io ho detto che questa cosa può essere un fenomeno di doppelganger perché non si spiega, visto che... Boh, all'in per lì ci ho pensato veramente. Cioè, io dopo ho detto, ok, magari all'inizio ci ridevo, scherzavo, dicevo, ma che è doppelganger, si è sdoppiato nostro fratello, però da una parte ci... Cavolo, davvero è quello, perché non... Cioè, nessun bambino va a chiamare la nostra nonna perché si chiama come lui, Marco, e addirittura che gli dice tutte ste robe che proprio la conosce e si vede, cioè è una cosa impossibile. E poi, l'altra cosa che è successa... È che tipo, non so se avete presente quando abbiamo messo quella storia di Instagram, vabbè questo non è tanto paranormal, però è un po' così per dirvelo, che praticamente era scomparso il video dal computer del MacBook, non c'era più, però probabilmente abbiamo capito che forse era stato, vabbè, nostro padre che non sa per sbaglio l'ha eliminato, quando stava tipo a pulire il computer, infatti c'è, cioè, vabbè. E praticamente il bello è che noi mi fa tipo, ma guarda io... No, raga, io le premonizioni, cioè no, io... Cioè, l'avevo proprio pensato, ho pensato, Dio, pensate se viene cancellato. Sì, io a volte faccio delle premonizioni, è vero. Vero? Sì. Che lei mi dice, allora dimmelo prima, ogni volta succede le cose che io sì, perché è stato... Ok, me le sento. Abbiamo fatto il video eliminato e lei, proprio che è stato eliminato, stesso giorno, ad aprire il computer, non c'è il video. Allora noi stavamo per postare il video su YouTube, in quel momento, perché esce a un determinato orario e lo stavamo postando. Ma ad aprire il computer non c'è più, scomparso, il video non poteva essere postato, col tutto che avevamo avvisato pure tutti. Sulle storie di Instagram. Ma era... Cioè, vabbè. E tipo, quando gli ho detto che non c'era più il video, Nami mi fa, no vabbè, ma lo sai che io mi sa che, cioè, ho avuto tipo la premonizione, perché ti giuro che io l'ho me lo sentivo, l'ho pensato. Io ho detto, brava che non me l'hai detto quando l'hai pensato che il video veniva visto che, perché me l'ha detto, perché non è la prima volta che succedono cose simili, no? Forse la prima volta, no? No, esatto, infatti. Cioè, non sempre che ti faccio la premonizione. Quindi ho detto, tra un po', se tu senti qualcosa dimmelo, perché cavolo, sentivi quello, magari potevo in qualche modo evitare che il video venisse eliminato. Invece è stato eliminato e ho detto pure che se l'era sentito. Quindi sono tipo rimasta, cioè, tipo pure sconvolta. Sono inquietante. Questa cosa è inquietante, tipo delle mezze premonizioni. Faremo altri MacBang tanto, ovviamente. Sì, ovvio. E dove vi racconteremo disagi, robe, di tutto e di più, esperienze, non lo so, qualsiasi cosa che insomma ci passerà per la mente, qualsiasi cosa che... Pure se voi volete sapere qualcosa, scrivetecelo nei commenti. Esatto, scrivetecelo. Vi risponderemo. Rispondiamo anche in un faremo video. Un video, appunto, su magari qualcosa che siete curiosi voi di sapere, cose così.
E comunque mi raccomando, ricordatevi anche di iscrivervi alla pagina Instagram, trovate il link in descrizione e anche alla fine di questo video trovate accanto sull'intro finale il bollino con scritto appunto il nome di Instagram, così potete andare a cercare là. Esatto. Potete seguirci là perché là avrete tutti gli aggiornamenti sui video che saranno per uscire, sui video già usciti. Appena escono i video vi avvisiamo di tutto e di più, quindi se volete tenervi aggiornati andateci a seguire. E noi ci vediamo in un nuovo video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!